i 20 chilometri di costa che si estendono tra Ancona e il porto di Numana, lambendo le pendici del Monte Conero, rappresentano un incredibile sito di biodiversità marina, un'area in cui una grande varietà di specie animali e vegetali si trova concentrata in uno spazio limitato. Di conseguenza, i fondali della riviera del Conero sono il regno di crostacei e nudibranchi, piccoli molluschi eterobranchi appartenenti alla classe dei gasteropodi. Ma perché queste acque poco profonde e molto spesso torbide e verdi sono così ricche di specie marine? In effetti le acque del Conero sono di scarsa profondità e questo, unito al fatto che i fiumi dilavano spesso molto nutriente, in particolare il Po e altri fiumi più vicini alla costa del Conero, fanno sì che abbiano un forte apporto di nutrienti. Questo nutriente chiaramente va ad alimentare tutto quello che abbiamo nella colonna d'acqua e in particolare diventa l'ambiente ideale per il fitoplancton. Fitoplancton che è fatto di alghe e microalghe, oltre a fare la fotosintesi e quindi a produrre ossigeno per la terra, sono nutrimento per moltissimi organismi. Durante le immersioni a Numana, infatti, è normale osservare svariate specie che spaziano tra crostacei di vario genere, alcuni anche molto rari. Altri incuriositi dalle nostre luci, che si muovono nel fondo come se danzassero in un tappeto di velluto. Granchi che ci osservano interessati. Altri dal nome di granchio facchino, perché si nascondono sotto pezzi di spugne e alghe che loro stessi tagliano con le chele e si mettono addosso. Altri che, colti di sorpresa, depongono le uova davanti ai nostri occhi. Stelle marine che fluttuano indisturbate sulla sabbia. Non mancano i polpi che riposano e ci fanno capolino dagli anfratti delle rocce. Pesci che si mimetizzano tra le cozze. Cicale di mare con colori variopinti e, infine, il motivo per cui mi immergo spesso nel mare del Conero. I nudibranchi. Con i loro colori sgargianti che sembrano mettersi in posa di fronte ai nostri obiettivi. Ragion per cui questa meta è molto ambita da fotografi subacquei. Ce ne sono di ogni genere. Da quelli più appariscenti con le loro livree viola, gialle, rosa, rosse o addirittura maculate, a quelli meno appariscenti con colori più tenui, ma non per questo meno affascinanti. Ce ne sono altri di forma allungata, altri ancora a strisce colorate lungo tutto il corpo. A volte si possono osservare nei momenti più intimi, durante l'accoppiamento, ad esempio, dove si posizionano l'uno a fianco dell'altro in posizione invertita, in modo da avere i fianchi destri a contatto tra loro, dove sono posti gli organi riproduttivi. Non è raro vederli durante la deposizione delle uova. A migliaia, in ovature filiformi o nastriformi, spesso vivacemente colorate, così da favorirne il criptismo su organismi altrettanto colorati come spugne o briozoi. In conclusione, documentando questi momenti magici, ci si sente fortunati ad appartenere a tutto questo. È come essere catapultati in un altro mondo, dove non ci sono rumori, ma solamente un mare di emozioni.